Pro Shop Test Bardonecchia, un contest completamente dedicato, principalmente dedicato allo sci fuori pista. Sono in compagnia di Federico e Marco, Frisky School. Cosa significa? Voi ce l'avete proprio sulla giacca, quindi siete qua nel contesto ideale per parlare anche di sci fuori pista. Sì, noi nasciamo come scuola itinerante e con l'obiettivo di insegnare il freeride e il freestyle a tutti. Abbiamo un passato di sci agonistico e ci siamo spostati poi verso il freestyle, supportati da alcune aziende del settore. Organizziamo e teniamo corsi in diverse location italiane e all'estero per insegnare queste discipline ai nostri clienti. Come diceva bene Federico, voi arrivate dallo sci agonistico, tu sei anche allenatore di sci, un passato d'atleta, perché questo passaggio dalla pista ai pali allo sci fuori pista? Ma dopo, diciamo, tutta la vita, o comunque fino ai 20 anni a fare, diciamo, pali, mi sono rimesso così in discussione, ho detto cavolo, sono uno sciatore, mi piacerebbe imparare qualcosina in più, e allora appunto ho colto l'occasione. Ho comprato i miei primi sci a doppia punta, poi insieme a Federico ci siamo un po' improvvisati fino a farlo diventare un vero e proprio lavoro. Voi siete una scuola itinerante, quindi a differenza un po' delle altre scuole di sci non avete una sede in un solo posto, ma siete voi che andate a trovarvi clienti, sci club, persone interessate per presentare questo nuovo modo, diciamo, di fare montagna. Fino adesso dove siete andati e a chi vi rivolgete? Allora, noi abbiamo girato tantissime location in Italia, da Sestrera, Madonna di Campiglio, Cortina, anche nel sud Italia, nel centro Italia. Siamo andati anche fuori, in Svizzera, a Verbier, a Lax, in Francia, alle Des Alpes. Insomma, cerchiamo di spostarci il più possibile perché il nostro obiettivo è quello di rivolgerci a sciatori, anche sciatori tradizionali, che hanno bisogno o hanno voglia di provare qualcosa di nuovo, di diverso. Infatti lavoriamo anche tanto con gli sci club, appunto portiamo i gruppi dei ragazzini, cuccioli, ragazze all'interno degli snow park nei weekend, ed è una cosa che sta riscuotendo successo. Cosa insegnate? Se c'è qualche figura, qualche cosa particolare, come si chiama e qual è la cosa più facile da insegnare e poi invece il passaggio più difficile per diventare dei veri freestyler? Beh, innanzitutto molti pensano che il freestyle voglia dire solo snow park, in realtà non è così, si possono fare tantissime cose in pista, a partire dalla shuttle in switch, la shuttle indietro, per poi passare all'ollie e all'nollie, che sono trick che arrivano dallo skateboard. E poi una volta, diciamo, strutturate le basi fuori dallo snow park, si entra nello snow park e si incominciano con i primi salti dritti, i primi grab, i primi 180, i primi slide sui box e via dicendo. C'è da dire che il freestyle, come tanti pensano, non è solo per sciatori pazzi ed estremi, ma tutti con una buona base di sci alpino possono approcciare questa disciplina. Sicuramente è un mondo che affascina soprattutto i più giovani, perché adesso grazie a internet riescono a vedere dei video davvero spettacolari degli atleti a livello internazionale. Per chi fosse interessato, come fare a trovarvi, dove, se c'è un sito, un riferimento, come fare per contattarvi? Sì, come giustamente dicevi tu, ormai i video sui social network spopolano, la rivoluzione GoPro e altre aziende che lavorano in questo settore hanno fatto sì che veramente tutti vedessero questi sport. Allora, per trovarci è molto semplice, su internet basta cercare il nostro sito internet friskyschool.it, oppure trovare le nostre pagine Facebook Frisky Camp e Frisky School. Federico e Marco vi aspettano, tutti gli interessati sapete dove trovarli.